amici di moto.it, amici del Motofestival, amici dell'enduro, dite che non siamo fortunati. Abbiamo la fortuna, il piacere e l'onore di ospitare per qualche minuto due presidenti. Presidente Copioli della nostra federazione, presidente Piccinini del Motoclub Bergamo. Qual è l'argomento? L'avete capito. È la 6 giorni internazionali di enduro che nel 2025 si disputa a Bergamo. Allora, prima di tutto, grazie per essere partecipi di questa nostra piccola, come dire, intervista, ma anche questo aggiornamento. In secondo luogo, andiamo subito al solito. Presidente, è una domanda che rivolgo a tutti e due. La federazione italiana è sempre più attiva, sempre più sul pezzo, sempre più determinante, direi. Il motoclub è storicamente la chiave di realizzazione di un grande evento. Quando si parla di 6 giorni stiamo parlando di un enorme evento. Ecco, ci troviamo a fronte dell'organizzazione della 99esima edizione, credo un impegno colossale. Copioli. Ma è un impegno veramente grande, ma che il Motoclub Bergamo ha accettato questa sfida pensandoci un pochino, però poi ovviamente una volta presa la decisione è andata avanti. Era un po' di anni che ci chiedeva una manifestazione importante, un italiano, un mondiale, e siamo partiti direttamente con la 6 giorni questa volta, che è ovviamente un impegno molto gravoso, ma la Federazione Internazionale ci aveva chiesto se l'Italia era disposta ad ospitarla nel 2025, e noi, dopo un'analisi sul territorio di quelle che potevano essere le realtà che possono far fronte ad un impegno così grande, abbiamo fatto questa proposta a Giuliano e a tutto il Motoclub Bergamo, e loro ci hanno ovviamente riflettuto, perché non è una manifestazione da prendere a cuor leggero dal punto di vista organizzativo, e dopo che hanno riflettuto su tutte quelle che erano le dinamiche hanno accettato. Noi questo ovviamente fa molto piacere, cercheremo come federazione di supportarli in tutto e di più, questo loro lo sanno, e anche perché non possiamo permetterci di fare una figura che non sia all'altezza di quella che è la tradizione della federazione italiana e del Motoclub Bergamo e di tutto il movimento enduristico in Italia. Perciò insomma, siamo ben lieti e felici di poterlo fare insieme a loro. Presidente Piccinini, non so, mi dirai tu quante persone sono previste per l'edizione del 2025, ma stiamo parlando di numeri da fantascienza quasi. Poi sappiamo anche che le dinamiche di relazione sul territorio non sono mai fisse, non sono eterne, e quindi vanno trattate di volta in volta a seconda delle situazioni. Quali sono le difficoltà? Qual è l'impegno? Qual è la qualità che serve per realizzare tutto questo? Allora, le difficoltà, devo dire, non sono grandissime. Soprattutto, generalmente, quando si organizzano manifestazioni del genere, sono legate al territorio. Ecco, io ho avuto i sindaci del territorio che mi hanno chiamato appena c'è stata la prima divulgazione della notizia che il Motoclub Bergamo avrebbe organizzato questa 6 giorni, mi hanno chiamato per dirmi: vieni da noi, vieni sul nostro territorio, noi ti apriamo tutte le porte. Difficoltà per questo genere di manifestazioni dal punto di vista autorizzazioni non esistono. Quello che è impegnativo è organizzare una manifestazione all'altezza di una 6 giorni. Me ne sto accorgendo mentre i lavori proseguono che i punti di vista, tutti i particolari, sono tanti, vanno curati fino in fondo, altrimenti se ne tralasci uno ti cade a cascata tutto il resto. Quindi è un bel impegno, però abbiamo anche, non per vanto, ma le competenze. Come diceva il presidente Copioli, Motoclub Bergamo generalmente è una garanzia. Dietro l'angolo c'è sempre la sfortuna, c'è sempre quello che non ti aspetti, però secondo me attualmente siamo a un buon punto di organizzazione e credo che saremo all'altezza della situazione. Ecco, il presidente Piccinini o è un incosciente o è un grande coraggioso, ma sappiamo che è un pronipote, se non sbaglio, del segretario di Garibaldi durante l'operazione dei Mille, quindi credo che siamo
in buone mani. Ecco, a questo punto credo che sia importantissimo parlare un po' di quella che potrà essere la grande sinergia per fare di un evento l'Olimpiade di riferimento dell'enduro. Ma sì, e qui veramente bisogna lavorare tutti assieme, non è solo il Motoclub Bergamo e la Federazione Motociclistica Italiana e tutto l'indotto che questo porta sul territorio, ma soprattutto ci aspettiamo anche che le istituzioni siano un partner importante per questa manifestazione che, come hai definito giustamente, per noi è l'Olimpiade dell'Enduro, quindi una manifestazione che richiama tantissime squadre di altre nazioni ed è importantissimo che anche la parte istituzionale, che noi ovviamente già curiamo sotto tanti aspetti anche in tante altre discipline e anche in altre opportunità che ci vengono date per cercare di coinvolgere le istituzioni anche in questa manifestazione, sarà veramente molto molto importante. Diciamo che abbiamo già avuto, come diceva anche Giuliano, una parte importante per quelle che sono le realtà del territorio, quindi le amministrazioni locali, ma abbiamo bisogno anche che lo sport ai massimi livelli, e qui sto parlando di Ministero dello Sport, di CONI, di Sport e Salute, di tutto quello che effettivamente deve essere valutato e riconosciuto a una manifestazione così importante che si svolge in Italia. Credo che questo dovremo cercare di sensibilizzare i massimi livelli dello sport italiano perché riconoscano anche al motociclismo un ruolo importante, così come lo sono tanti altri sport. Ma noi non a caso siamo tra le prime 10 federazioni in Italia, siamo la federazione motociclistica che nel mondo ha vinto più di tutti gli altri, più degli spagnoli, dei francesi e di tutti quanti. Non lo diciamo noi, ma lo dice la federazione internazionale in uno studio statistico che ha presentato a fine 2023. E questo, insomma, credo e spero che venga riconosciuto anche a livello istituzionale. Ecco, abbiamo avuto le due ultime 6 giorni internazionali di enduro che sono state veramente micidialmente particolarmente sfortunate per l'Italia. Ora ho capito cosa succede. In vista della 99esima abbiamo bruciato tutte le cartucce negative e adesso i presidenti, in una sinergia formidabile, ci forniranno una 6 giorni ancora una volta, ancora di più indimenticabile. Grazie Presidente, grazie all'Enduro, grazie alla passione per questo sport straordinario. Grazie a voi.